Salve ragazzi e benvenuti a questa terza puntata di Icecraft. Beh, sono sempre io, Mr. Pike. Niente, eravamo rimasti, se non erro, sì, che avevamo trovato gli alberi della gomma. Bene, e in questa puntata che dopo che li pianteremo, vediamoci una mela perché ho visto che c'è sceso uno di vita, e forse pianteremo anche il toc o la marijuana. Niente, ok, usciamo fuori, vediamo un po'. Sto anche uploadando un video, quindi non so se magari va un po' a scatti. È solo una prova per vedere come andrà. Perfetto. Allora, io per piantare gli alberelli proporrei di piantarli così qui. Quindi tiriamo giù questi alberi. Come dicevo, servirà molto spazio. Diciamo, dello spazio per piantarli. Vanno piantati a distanza di 5 da ognuno. Allora, fammi andare a fare un'altra ascia. E sai che questa volta lagga un po' proprio questo problema che sto caricando sto video. Niente, si vedrà. Mi sa che la prossima volta non ne caricherò. Allora, ascia. E poi faremo anche qualche torcia, così almeno cresceranno un po' più in fretta, visto che hanno bisogno anche di luce. Fammi uscire. Questo è rimasto qua su. Scendi giù. Voilà. Ok, quest'acqua si dovrebbe ghiacciare. È impossibile giocare questo lag. Io vedo parecchio lag. Vabbè, spero che nel video non si veda. Più che altro per voi, non per altro. Qua sulla sabbia non, meglio di no. Deforestiamo. Può bastare. Allora, piantiamo gli alberi della gomma. Allora, uno di 5, quindi contiamo magari da questo bordo qui, uno, da qua possiamo metterlo, 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Sto piantando quelli normali, che deficiente. Sono 1, 2, 3, 4, dovrebbe bastare, nel caso in cui non bastasse aumenteremo. 1, 2, 3, 4, ma questo non so. Se no facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5 e quest'altro lo togliamo, qua non mi piace, volevo fare una cosa abbastanza abbinata. In alto dovrebbe venire. Ok, ora apriamo questo cubo qua, non so se può dargli fastidio, ma quando evitare problemi. Niente, per il momento 4, quando cresceranno poi dopo li aumenteremo. Per il momento qua, anche se non serve, andiamo a fare delle altre torce da metterci vicino. Allora, torce qui non le avevo lasciate, vero? Prendiamo il carbone. E poi andiamo a fare anche della pietra perché ci servirà e cominciamo magari a costruire la casa. Voilà. Ah, poi un'altra cosa che devo farvi vedere molto comoda che c'è in questo momento. Qua prima cosa dobbiamo abbattere, abbattiamolo adesso. Buono. Perfetto, per il momento va bene così, poi sistemeremo meglio. Adesso è solo per avere un po' di gomma. E niente, allora facciamo un altro piccone anche di pietra perché penso che ci servirà. Possiamo scendere forse anche già in miniera. Sì, scendiamo in miniera. Aspetta però. Non è una buona idea se non abbiamo abbastanza pietre. Almeno un forno e un altro piccone di pietre, dai. Giusto per sicurezza, visto
visto che per materiale dovremmo cucinarli. Ah, i materiali che trovate se giocate, se vi troverete a giocare con la Wattpack, non scioglieteli subito tutti, meno ne sciogliete meglio è, perché poi vi farò vedere un macchinario, diciamo che raffinandolo al meglio, praticamente il materiale viene raffinato al meglio e si può estrarre più materia, quindi magari da un lingotto di ferro si riescono a estrarre, da un cubo di ferro si riescono a estrarre due lingotti di ferro anziché uno, proprio perché la materia viene raffinata di più. Allora andiamo. E vediamo un po' di fare sto forge. Più che altro è per cucinare anche il cibo, visto che servirà un po'. Faccio un po' di carbone, anche se non sono solito a fare questo perché comunque preferisco cucinare col carbone, diciamo quello fatto con la legna, quello diciamo fatto in un, quello fatto a mano, diciamo fatto con la legna, con un cubo di legno, ecco che poi faremo comunque. Potevo farlo già adesso, però vabbè, per andare più veloci facciamo un altro piccone di pietra. Ah, e già che ci siamo, visto che ci viene anche una pala. Voilà, mettiamo un po' in ordine qui. Nel tempo che cucina la carne, intanto il pollo non lo cucineremo. E questo lo mettiamo a posto, questo ce lo teniamo. Ah, le canne da zucchero posso andare a piantare, no? Vediamo un po'. Così nel frattempo fa anche notte. Ma non c'è acqua adesso. Però sì, c'è dei tubi di terra, vabbè. Sembrava che si fosse spawnato un mob, invece era un pezzo di. Ui. Era un pezzo d'arma. Allora, mettiamo un po' così per il momento, poi come detto sistemiamo sempre al meglio. Facciamo stronzo, ah, ecco, già un albero qua è cresciuto, perfetto. Questa è gomma. Questi segnetti che vedete è gomma. Quindi poi dopo qualche giorno magari veniamo a raccogliere la gomma e vi farò vedere come fare. Ok, torniamo a casa, facciamoci una bella ninna del sonno. Intanto qua la carne va a vuoto, il carbone va a vuoto. Pensavo ci mettesse più tempo. Prendiamo il carbone, prendiamoci la carne. Bene, facciamo una bella dormita al volo, forno non ti spegnere. Ok, fuori come al solito. Mettiamoci del legno dentro, veloce, così almeno facciamo un po' di carbone. Adesso vi faccio vedere un bel ciclo che va continuo, basta che lo fate partire, ecco, con uno di carbone, comunque con una piantina o qualcosa. Voilà, adesso ci mettiamo la carbonella e poi possiamo fare carbone infinito praticamente. E niente, pollo ne abbiamo, carne ne abbiamo, lasciamone un pochettino in inventario, magari se rimaniamo a secco. Ok, perfetto. Niente, e andiamo a fare un giro al volo dentro quella miniera. Adesso mi prendo, ci metto un po' di carbone qua, per il momento usiamo ancora questa. E cioè, c'è un po' di torce perché comunque serve una miniera. Ci fa un ciclo diciamo di produzione del carbone quasi infinito, diciamo. Poi magari vediamo se riusciamo a fare un macchinario che fa tutto da solo, ma non credo. Niente, per il momento lì va bene. E ok, andiamo. Prendiamo l'ultimo pezzo di carbone. Voilà. E lasciamolo cucinare qua da solo. Vediamo. Perfetto, lì l'albero è cresciuto, vedremo nella prossima puntata come fare. Andiamo a esplorare la miniera, anzi, vediamo un po' quanto tempo abbiamo nel frattempo. Un uovo, brava gallina. Allora, vediamo quanto tempo abbiamo ancora prima che suoni l'allarme. 5 minuti, possiamo andare a vedere la miniera. Vai, tranquilli. Magari potremo fare anche dei video un po' più lunghi. Adesso vediamo, mi devo regolare in base a quello che mi dicono alcuni utenti.
Ok, qua c'è la bella minierina da esplorare, c'è la piccola, ok, va bene, però è pur sempre una miniera. Se non è proprio un buco che l'ha già chiuso. Ecco, bella figura del cavolo. Non c'è niente. Bene, ritengo essere più fortunato, c'era scritto lì sul fondo, non l'avete visto però c'era scritto. Vediamo un po' qua, va, che qua sembra un posto di miniera. Vediamo se c'è un posto più fortunato. Ah, sembra una miniera. Oh, ecco, forse qua c'è qualcosa. Oh, già lì c'è del copper, quello che vi ho fatto già vedere. Diciamo che è rame. Ferro, perfetto. Mettiamo due torce. Anche se lì già c'è l'uscita. Che spavento, mi sono fregata. Oh, fanculo, c'è un. Dov'è? Eccolo lì. Finito. Fatto, le ho sentito i sensi. Ok. Mettiamo una torcia qua. Perfetto, poi da qua si scende. Bene. Abbiamo trovato una piccola miniera. E poi qua adesso ci mettiamo il punto. Scriviamo miniera. Perfetto. Prendiamoci un po' di copper. Questo sarà, è uno di quei materiali. Merda. Torcia, subito, immediatamente. Bene, bene. Allora, io visto che sento di sottofondo degli zombie, proporrei di farci degli scalini qua nel copper. Ok. Tu vacca, qua mi hai rotto già. Prendiamo anche il ferro. Giusto per non rimanerci a secco. E cominciare magari a fare un secchio o qualcosa del genere. Devono fare però che anche il ferro dava esperienza. Ok. Qua c'è dell'altro carbone. Io adesso prendo i materiali con velocità, diciamo perché voglio farvi vedere anche altri materiali, perché ci sono molti altri materiali che sono stati implementati. Beh, molti, alcuni diciamo che sono comunque molto carini. Carbone, diciamo, già lo sapete, quindi è inutile che. Scendiamo da qui? O saliamo? Allora, qua non c'è niente. Scendiamo, diamo un occhio al volo. Torcia alla mano. Andiamo a esplorare. Qua ci deve essere uno zombie, perché si sente. Il copper, che ci servirà un casino. Oh, ce n'è abbastanza. Magari la prossima puntata possiamo ambientarla anche tutta quanta in miniera, eh? Non è un problema. Giusto per fare i primi materiali. Oh, ma qua ce n'è veramente tanto. Bene, bene. Il carbone lì ce lo lasciamo perché stiamo facendo la carbonella. Le salsicce, bene, bene. E poi facciamo bel barbecue. Andiamo giù di qua, qua non c'è niente. Attappiamo l'acqua, che di solito sotto l'acqua c'è sempre qualcosa, infatti c'è del ferro. Mettiamo un bel torcione qua. Mangiamoci due bistecche, mi sa che sta miniera è un po' grande. Qui, shift. Creeper, bene, cos'è? Ah, mi sembra oro. Dicevo, a quest'altezza mi sembra strano. Perfetto, ok, qua c'è abbastanza materiale, la miniera è abbastanza grande e sicuramente la esploreremo nella prossima puntata per bene. Di scendere non mi va di perdere già vita, che c'è quel creeperone. Scendiamo. La prossima volta, guardiamo intanto di qua.
Ferro. Ecco, intanto suona anche l'allarme. Ammazziamo lo zombie. Torniamo. Vieni qua, zombie. Oh merda, ecco, sto dicendo evitando che esploda, vabbè, però intanto ci ha preso anche il carbone. Bene, sai che era il creeper che c'era prima giù. Comunque, beh, abbiamo visto la miniera com'è. Dopo questa figurona di cacca, possiamo tornare anche indietro. E poi nella prossima puntata la esploreremo per bene. Anche diciamo se avrei voglia di fare un video di un'ora, perché in qua il posto è allettante. Ecco qua, stavo dicendo, mi sono un attimo fermato perché ho dovuto una telefonata. Classica scusa. Bene, spacchiamo con la pala le foglie. Allora, rifugio dove? Mi sono già perso. Rifugio, eccolo lì. Adesso bisogna togliere anche la spuntina alla miniera da esplorare, perché comunque non è una bella minierona, quindi adesso vi farò anche vedere come si fa. Tanto siamo tornati a casa con un po' di minerali che ci servono. Poi col secchio sicuramente tapperemo sto buco che mi ha già dato nervoso qua davanti. Bene, allora per togliere i punti basta semplicemente premere, se non sbaglio, M, ecco, waypoints, eccolo qua, e qua c'ho tutti i punti. Noi dobbiamo rimuovere, diciamo, miniera da esplorare, quindi basta fare così, miniera da esplorare, togliere, rimuove, ok, è rimasto rifugio, NPC e miniera, perfetto, back, usciamo, voilà. Niente, siamo tornati con un po' di materiale, mettiamo tutto, ok, quello che ci serve lì, perfetto. Intanto vediamo quanto carbone abbiamo fatto qua, 27 di carbone, perfetto, abbiamo pulito tutto di carbonella, e l'uovo lo mettiamo qua. Bene ragazzi, l'episodio diciamo sembrano abbastanza brevi, quindi penso che magari lo prolungheremo almeno di altri 5 minuti, così vedremo. E vi ringrazio sempre per la visualizzazione, vi aspetto alla prossima puntata e ciao a tutti.